manifestazione di Milano Moda Donna 2009 si svolge con la presenza del sindaco Rizzo Moratti, l'assessore Terzi e l'assessore alla cultura Flori. La politica di Milano è cambiata nel senso di lavorare in squadra con tutte le istituzioni milanesi, quindi il Comune con la Camera Nazionale della Moda e con l'Unione del Commercio. Quindi abbiamo puntato su accordi con i ristoranti per tenere i ristoranti aperti nelle ore serali, abbiamo puntato su guide e visite guidate ai giornalisti internazionali, abbiamo puntato su eventi culturali che avverranno nelle serate della moda, che arricchiranno questa settimana e renderanno questa settimana piacevole per chi viene nella nostra città al di fuori di quello che è il lavoro che è collegato appunto alla settimana della moda. Una domanda più di costume e più leggera. Quali sono gli indumenti, capi rinunciabili per il nostro sindaco che si parla di moda, insomma, nell'armadio? Che cosa non butterebbe mai via, che cosa insomma c'è sempre? Un tailleur nero, una camicetta bianca e dei jeans. Quando ha accettato questa carica, lei pensava che sarebbe stato così difficile, lo pensava meno difficile, insomma, come si trova? No, l'avevo messo in conto. Era in conto? Grazie a tutti.